Venditalia 2016 continua. Siamo allo stand della FAS International con Giampaolo Bononi che, come al solito ad ogni appuntamento, ci illustrerà quali sono le novità presentate dalla casa di Schio. Giampaolo, buongiorno e bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VenninTV.it. Buongiorno Fabio, tutto bene? Direi che siamo nella Fiera Venditalia, la terza edizione di fila, per cui per tutti noi è un bel impegno, ma siamo contenti di rincontrare nuovamente tutti i clienti che in questo momento vengono a trovarci con le novità che abbiamo proposto anche quest'anno. Uno stand maestoso come al solito, molto grande, molto ricco, molto folto di persone, visitatori che sono stati nel corso di questi giorni ad arricchire il vostro stand, ma a vedere in sostanza quali novità. Le novità che proponiamo sono considerate in questo momento un focus su quello che è il nostro range di produzione attuale. Direi che ci siamo concentrati su alcuni temi che avevamo già inserito lo scorso anno, che sono sostanzialmente la modularità delle nostre macchine e la durata nel tempo attraverso tutta la serie di materiali con alcuni accorgimenti tecnici. All'interno dello stand noi abbiamo sostanzialmente quattro aree che riguardano l'ecosostenibilità, che riguardano le novità, che riguardano la parte del dining e dei pasti e riguardano una soluzione in questo momento in termini di un ascensore innovativo. Alle nostre spalle c'è un esempio tipico di quella che è una delle novità che voi andate a presentare. Ne parliamo? Volentieri. Ne parliamo in questo momento in modo veloce. Trattasi di una soluzione semplice, innovativa e pratica che permette la riconfigurazione del distributore in pochissimi minuti. Si tratta di una soluzione che all'interno e che dà la possibilità, una volta tolto il cassetto della macchina spirale, di lavorare in questo momento spostando le guide e in questo momento alzando e abbassando il cassetto. Volevamo anche farci una canzoncina, la famosa up and down sostanzialmente, ma non c'è stato possibile e sarebbe stato molto più divertente. Direi che in questo caso non è più necessario che i tecnici usino cacciavite, e questo è importantissimo, e con un semplice click, tant'è vero che l'abbiamo chiamato Easy Click, riusciamo in questo momento a alzare, abbassare, a riconfigurare la macchina in pochi minuti con una semplicità estrema. Parliamo di connettività. Le macchine FAS International sono sempre più connesse alla rete e sempre più interfacciate al consumatore finale. Direi di sì, quello che il problema è che non siamo noi che siamo connessi, perché siamo andati avanti con gli anni e continuiamo a essere qui a parlare insieme a voi. Comunque la connessione in questo momento è una base, cerchiamo anche di fare qualche battuta ogni tanto per scherzare, direi per portare in questo momento sempre novità all'utente finale. La connessione è la possibilità per ognuno sostanzialmente di avere un'interattività con il consumatore finale. In questo caso noi abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i clienti di lavorare o con il tradizionale, in questo momento con il display grafico a colori, la pulsantiera, oppure di passare direttamente a un tablet. In questo caso abbiamo deciso di lasciare l'opportunità in questo momento al medesimo listino e alla volontà da parte dell'operatore finale di decidere se cominciare a portare innovazione anche su quella che è la spirale, cioè lavorando con un tablet Android, tecnologia gratuita, di una semplicità estrema, dove posso in questo momento lavorare in questo momento con una tastiera, dove posso selezionare il prodotto e posso in questo momento ottenerne anche quelle che sono le indicazioni e i contenuti e gli ingredienti da poter proporre al consumatore finale. Parliamo di ecologia. Nel vostro stand sono presenti più elementi dedicati all'ecologia, alla triturazione dei packaging, delle bevande e degli snack che i consumatori possono andare a comprare attraverso i vostri distributori e poi inserire in questi trituratori speciali. La triturazione è stata per me anche un ottimo elemento nel corso delle mie precedenti esperienze, per cui parlo con cognizione di causa perché mi sono trovato di fronte a una richiesta da parte del mercato e una richiesta da parte del cliente. In questo caso noi negli ultimi mesi, a dire la verità dall'inizio dell'anno, abbiamo rilevato il marchio Tritec e l'abbiamo messo all'interno del nostro range prodotti, abbiamo cominciato a produrlo all'interno dell'azienda e ne abbiamo fatto
un oggetto in questo momento di proposta per una richiesta di mercato che in questo momento va verso un discorso di ecosostenibilità, tant'è vero che l'abbiamo chiamata l'area break ecosostenibile, con un discorso di triturazione bicchieri e di compattazione lattine o bottiglie. Questo vale una riduzione di spazio, dove per esempio nel corso della giornata con una macchina a 500 bicchieri a 700 bicchieri si produce un sacchetto al giorno in volume di bicchieri vuoti, con il trituratore si può produrre un sacchetto alla settimana. È evidente che ci troviamo di fronte a una soluzione che in molti casi è una richiesta del mercato e delle aziende, e che dall'altra parte può essere anche un abbellimento dell'area break e una possibilità di avere un saving da parte di tutti anche nelle pulizie e in quello che è una gestione del rifiuto che va sempre più gestita, direi, e un'attenzione in un mercato che sostanzialmente, anche per quello che riguarda l'area break della distribuzione automatica, deve cambiare, deve essere valutata diversamente. Giampaolo, infine, è nuovissima la notizia della vostra partnership insieme a Saeco Vending, ne parliamo? La nostra partnership insieme a Saeco è volta a degli esempi che ci sono già sul mercato, li abbiamo anche citati, ci sono sull'automotive e in altri settori, ed è in questo momento un discorso sinergico che vede dall'altra parte una produzione da parte nostra di spirali e un inserimento sulla nostra gamma di alcune macchine in questo momento che non avremmo mai prodotto, che invece Saeco produce da parecchio tempo. È una cosa che poi avremo modo di specificare più avanti. È sicuramente una partnership nuova che ha sorpreso molti, che ha suscitato magari anche qualche dubbio, ma io credo che in un futuro la specializzazione, specie su aziende che hanno magari un core business e un DNA come per quello che riguarda noi sullo snack and food, molto più rivolto sullo snack and food, anche se la nostra produzione di hot and cold è una produzione di tutto rispetto con ottimi prodotti, possa diventare in questo momento un interessante binomio, e vedremo in questo momento poi come si produrranno le cose, per cercare di avere più specializzazione e più offerta del mercato, andando a prendere i prodotti migliori di ogni range produttivo. Grazie Giampaolo, come al solito sei stato breve, sintetico ma estremamente preciso per descrivere tutte quelle che sono le novità dell'ultimo anno realizzate da Fassi International, non solo per il mercato italiano ma anche e soprattutto per quello internazionale. Questa fiera ormai siamo al quarto giorno e dai nostri volti e dalle nostre voci credo si noti, vista anche la stanchezza. Tu hai parlato con tantissime persone perché ogni volta che sono venuto qui allo stand eri impegnatissimo, io nel frattempo ho trotterellato tra gli stand facendo chilometri e intervistando tantissime persone. Com'è andata questa Venditalia 2016, questa manifestazione che rientra nel suo range biennale, nella sua ufficialità, con un incremento significativo dei visitatori? Direi che è stata un'edizione dove ho visto molta gente interessata venire presso lo stand non solo per curiosità ma facendo domande precise e cominciando a fare delle valutazioni che probabilmente porteranno anche a acquisti mirati, che non devono essere per forza in questo momento gestiti da un'azienda piuttosto che l'altra. Ogni azienda ha portato secondo me delle ottime novità, ogni azienda credo che si stia specializzando e credo che anche il gestore in termini acquirenti stia cominciando a comprendere quali sono veramente i prodotti di qualità, come si può lavorare anche nell'acquisto pensando anche a una durata nel tempo del prodotto che in questo momento gli porti magari, come abbiamo fatto vedere in alcune soluzioni, anche saving importanti sui costi di gestione, sui costi indotti, che credo che sia importante analizzare per tutti quelli che sono gli operatori del vending. Grazie Giampaolo, e allora amici, io lascio te a tutte le persone che nel frattempo sono in attesa di poter parlare con te per le spiegazioni dell'area break ecosostenibile, dell'Easy Click che è qui dietro e tutte le altre cose presentate nello stand. Io continuo a fare interviste perché ci sono ancora tantissime cose da andare a documentare attraverso microfono e telecamera. Fabio Russo con Giampaolo Bononi qui allo stand FAS International. Grazie e buona giornata a tutti. Non andate via.